che adesso inizia con un caldo un po' più attenuato rispetto alle ore scorse, col Benfica che gioca il primo pallone della partita. E allora si manovra subito con Gonzalo Oliveira, che come detto è stato protagonista della vittoria poi di questa mattina grazie a una sua punizione molto potente che De Franceschi non ha trattenuto, poi tapin vincente del numero 8 che vediamo qui davanti a noi, Leandro Martins. Ancora Gonzalo Oliveira, tiene un ritmo bassissimo il Benfica, la portoghese non ha ancora superato la metà campo e continua a non farlo neanche ora. C'è grande attenzione, un quarto di finale, come è giusto che sia, c'è molta prudenza in questi primi battuti. L'autore del gol di questa mattina Ragone, poi Giacomelli che è stato assolutamente protagonista. Guglielmelli. E ancora il pallone per il Benfica che lo gestisce con Gonzalo Oliveira che come al solito appena un piccolo varco anche da distanza siderale, calcia in porta, questa volta si alza la traiettoria del numero 4, sicuramente uno dei migliori talenti, quantomeno come terzino sinistro, sicuramente offensivo. Qui c'è il fallo però su Mantovani. Punizione per la Roma che adesso insomma si è portata pericolosamente in attacco. C'è Filippo Reale, se non vedo male, sul pallone, un giocatore che ne ha calciate parecchie in questi giorni. In porta, vediamo. C'è anche con il numero 13 Ragone, che ieri era stato impegnato poco in realtà Gaia, però oggi ha giocato, ha anche segnato un gol. Sì. Attenzione perché giornata. Reale tira in porta, infatti. Beh. Non è, in porta, non è un mago del vento Reale, diciamo così, la palla si è persa nelle folate del chiggiato in zona calcio d'angolo. E allora il pallone per il tentativo da parte di Gonzalo Moreira che poi oggi ha deciso di accendersi a un certo punto della sua partita. Qui lo ha coperto bene Guidi, poi Guglielmelli. Va giù, non c'è fallo, secondo l'arbitro, si prosegue. Allora in qualche modo Ferreira lo ferma, ma Guglielmelli torna in maniera caparbia sul pallone. Poi Mantovani cerca e trova Ragone, anticipato però da Gonzalo Oliveira. C'è da dire che il Benfica solitamente gioca meglio la mattina piuttosto che il pomeriggio. Sì, c'è questa sorta di... È vero. È una squadra contro il Corinthians di pomeriggio. Ah, è vero. Allora chissà, sono ben poco portoghesi come abitudine, sono mattinieri. Guglielmelli mette in movimento Reale che va a sinistra in area di rigore, mette un cross in mezzo, smanaccia Vieira e allontana poi Diego. Si salva il Benfica dopo 3 minuti. Attenzione qui a Gonzalo Moreira, è lanciato nuovamente, ma c'è Guidi con Mirra che ferma Gonzalo Moreira. Che qui Guglielmelli fa addosso un po' a tutti, alla fine perde palla però. Peixoto cerca dall'altra parte Diego, pallone deviato dallo stesso numero 16 della Roma. Reale, Ragone, ora Reale. Partita però molto bloccata, insomma c'è un discreto, da lì potrebbe calciare Guglielmelli. Una discreta tensione in campo, forse un po' di stanchezza perché insomma sono bambini che giocano la seconda partita con un caldo molto intenso, magari non è da pretendere che il ritmo sia quello della mattinata. Intanto c'è rimessa laterale ancora per Mantovani verso Guglielmelli. Attenzione perché è rimasto giù giocatore del Benfica, anzi due giocatori del Benfica. Povera Guglielmelli ha questa mole che ogni tanto crea danni agli avversari, è rimasto giù Diego. E poi anche un suo compagno, anche Martin Ferreira, ha fatto strike con Guglielmelli. Alla fine cosa ha fischiato? Punizione per il Benfica, però non aveva forse fischiato. Forse ha fermato il gioco. Allora dovrebbe scodellare il pallone, che il Benfica restituisce 30 metri più indietro rispetto a dove si trovava. Qui appunto si può essere bambini quanto si vuole, però certe abitudini si imparano presto.
la rimessa per la Roma, che in realtà è stata ricacciata all'indietro, praticamente al limite dell'area, con Guglielmetti. Guglielmelli, credo. Guglielmelli. Ma l'abbiamo chiamato un po' in tutti i modi. Sì, anche lui come il portiere del River. Faremo fare conoscenza. Potrebbero incontrarsi in finale, sarebbe esatto, divertente a quel punto. Guglielmelli, uomo ovunque della Roma, ha toccato credo tutti i palloni delle azioni romaniste, il giocatore che è punto di riferimento non solo fisico ma anche tecnico. C'è il pallone messo in mezzo molto interessante da Mantovani, si salva il Benfica, meglio la Roma in questo avvio di gara. Sì. Bravo qui però Martin Ferreira che pulisce la propria area di rigore. Adesso ancora Guglielmelli a gestire il possesso giallorosso, non passa il suo filtrante, allora Mirra per Guidi. Sale il numero 4, numero 4 che ha lo stesso brevilineo anche lui come Gonzalo Moreira, e lui infatti l'incaricato in marcatura quasi a uomo sul 10 del Benfica, Miguel Vieira. Rinvio sui piedi di Peixoto, attenzione a questa iniziativa. Mirra e l'ottimo anticipo su Gonzalo Moreira, che poi va anche a commettere fallo sul numero 14, molto bravo Jacopo. Bravissimo Mirra qui su Gonzalo, ha preso anche il fallo da difensore vero, non è facile, non è facile anche perché rende almeno più lento almeno per i suoi 6-7 cm in più, e quindi insomma Moreira in velocità dovrebbe mettere in difficoltà. Gonzalo Oliveira. Ogni tanto si scambiano Gonzalo Rivera e Leandro Martins, che infatti vedi ora fa il centrale difensivo insieme a Martin Ferreira, ed è Gonzalo Oliveira che invece va sulla fascia sinistra, un po' intercambiabili, due ragazzi del Benfica. Settimo minuto, sempre 0-0, fase ancora comunque di studio, sì, anche se come... Nessuna parata, nessuna occasione. Attenzione perché qui il sinistro è di Leandro Martins, poi pallone su quale si avventa Guglielmelli e decide di partire. Ora però bravissimo Martin Ferreira a fermarlo. Attenzione, il pallone per Gonzalo Moreira, grande occasione per Moreira che questa volta calcia alto da quella posizione dall'altra parte del campo. Oggi aveva segnato un gol bellissimo sotto la traversa, qui va col corpo all'indietro a calciare alto sopra la traversa. Ti faccio notare anche il volo che ha fatto De Franceschi, che non ha toccato la palla, ma anche il quanto si è elevato e le doti acrobatiche di questo portiere, che non ha ancora fatto grandi parate in questo torneo perché è protetto da una ottima difesa, però mi sembra un portiere di altissimo livello. Reale punta Peixoto e lo salta e si prende il fallo numero 8. Tanti falli anche qui, partita molto scorbutica, c'è evidentemente anche nel calcio dei piccoli una tendenza anche a capire l'importanza della partita e anche la tensione che deriva da un quarto di finale, chissà. Prima avevo visto un River che ha completamente dominato dal punto di vista mentale l'Ajax, che a un certo punto era scoraggiato, quando mancavano 10 minuti sembrava già finita, invece c'era modo di recuperare e di rimontare, ma di fatto il River con il suo atteggiamento aveva proprio battuto psicologicamente ancora prima che fisicamente e tecnicamente l'avversario. Ancora gioca due, questa volta tra Gonzalo Oliveira e Martin Ferreira. Ancora loro. Ora sale il numero 2. Uno sguardo verso la porta di Francesco, la blocca in due tempi sull'arrivo di Gonzalo Moreira. Ci prova solo da fuori area il Benfica in questi minuti iniziali, quindi Francesco è essenziale nell'intervento, ha concesso pochissimo anche come rimbalzo, ha gestito benissimo, molto attento anche in tutti questi fondamentali. Peixoto porta via palla, attenzione alla profondità, ancora per Gonzalo Moreira, Mirra lo ferma molto 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 bene, ancora perfetto Jacopo Mirra. Questa è la partita di alto livello però, sì. Ci vedono due squadre che potrebbero tranquillamente essere le finaliste. Sì. Insomma c'è davvero grande attenzione difensiva, grande organizzazione, le marcature, guarda come seguono bene ognuno rispettivo giocatore, adesso livello molto molto alto. Adesso Martin Ferreira se ne va di slancio, poi allarga bene il pallone per Peixoto, dentro con Gonzalo Moreira che non riesce a girarla, poi Diego qualche problema nel controllo, torna però sul pallone non controllato benissimo da Diego Ragone che ora deve correre in pressing sui difensori. Attenzione a un altro pallone dentro, si era inserito benissimo il numero 8 Martins, poi un po' di confusione, alla fine mette ordine
Gonzalo Oliveira col pallone dentro per ancora Leandro Martins, in anticipo il solito Mirra, poi Guglielmelli qui commette fallo, ma in realtà è un po' un tuffo qui di Gonzalo Oliveira. L'aveva fatto prima, non era stato fischiato, secondo me è un po' cumulativo questo fischio dell'arbitro. Sì, è vero, può darsi. Guglielmelli certe volte eccede nel suo strapotere fisico. Ma qui magari non eccede nemmeno, è semplicemente sì, più forte fisicamente, fatto così. Quindi esatto. Attenzione a Gonzalo. Guarda Diego, lui. Diego non lo prende, no. Non sono in simpatia. No, ancora continuano a scambiarsi carinerie. Attenzione! Mamma mia, vicino all'incrocio Gonzalo Moreira. E qui il vento l'ha studiato bene come il numero 10 del Benfica, con la parata però molto bella. Portoghesi, un popolo di navigatori, conoscono la nautica molto bene. Qui bravissimo anche De Franceschi, perché la palla era proprio abbassata di colpo. Intanto sta cadendo di tutto qui da noi. Sì. Palla dentro che passa, può allora dare in contropiede, attenzione la Roma, e c'è liberissimo Cesari, ma non filtra il passaggio che forse andava fatto decisamente prima, ma qui si vedono tutte i limiti del difensore, che è bravissimo, uno dei migliori difensori di questo torneo, e cioè Jacopo Mirra, fase offensiva. Insomma, quando c'è da andare all'uno contro uno, no? Si sa che i difensori non hanno magari sempre i tempi giusti. In questo caso qui Mirra doveva assolutamente anticipare il passaggio filtrante, anche perché era un due contro uno, per cui Cesari si sarebbe trovato a tu per tu. Donadio imbellito in panchina. Intanto il Benfica ha capito che c'è qualcosa che manca in attacco, sta per entrare Olivio Leonardo per aggiungere un po' di incisività. Non ha ancora fatto neanche un gol però questo ragazzo, nonostante sia un numero 9, insomma si vede che è il classico 9 portoghese che segna poco. Attenzione a Diego intanto, grandi doti tecniche per il numero 6. Diego se la prende con l'assistente, perché concede la rimessa alla Roma. Martin Ferreira, che adesso invece guadagna una rimessa laterale. Bella giocata qui. Attenzione a Gonzalo Moreira, dall'altra parte Leandro Martins che non aggancia. C'è un vento molto forte adesso che disturba anche i giocatori, anche i più tecnici in campo hanno problemi di controllo di stop. C'è un cambio, esce Gonzalo Oliveira ed entra Olivio Leonardo, questo è un cambio notevole. Infatti notevole. Leandro Martins va a fare il difensore centrale e qua interviene molto bene sul pallone. Attenzione, Guglielmelli vuole andare da solo, poi cerca di passare il pallone a Reale, pallone che non passa. Attenzione adesso però, siamo già dall'altra parte con Gonzalo Moreira, qui Mirra, non prendendo la palla, sceglie per il fallo tattico da difensore italiano. Mirra è un piccolo già ci italiano piace questo Jacopo. Nato il giorno dopo la vittoria dei mondiali 2006, oh, vedi che ce n'è trovato, uno che è nato in quei giorni. Jacopo Mirra sarà stato magari svegliato, era stato indotto a uscire dalla festa del Circo Massimo 10 luglio a Roma, magari in quegli stessi minuti nasceva lui, quindi insomma infatti. Auspicio migliore non potrebbe esserci, come Cassano nato l'11 luglio 82, è vero. Quindi chissà. Intanto è entrato André Novo al posto di Gonzalo Moreira dopo una punizione calciata non bene. Mirra, pallone buono per Mantovani mi pare, sì, è rientrato col numero 15. Andrei Novo prova a controllare. Pochissime palle gol, quasi nessuna in realtà vera e propria. Questo è la misura dell'importanza e dell'attenzione che stanno mettendo le due difese. Guidi, Reale. Contro due, Reale la supporta, però non è sul destro ma non è sul piede, quindi non calcia. Guglielmelli. Controllo così ancora da parte di Mantovani, che poi con una gran finta di corpo fa fuori Olivio Leonardo e alla fine cross atteso al centro alla parata di Miguel Vieira. Bravissimo Vieira col vento, ha bloccato addirittura questo pallone teso, ben calciato in mezzo, bravissimo. Anche sono i due migliori portieri del torneo secondo me in questo momento, infatti casomai se andasse a rigori però ogni tanto qualche errorino l'ha commesso ieri in particolare. Se andasse a rigori chissà come andrebbe a finire questa partita. Attenzione a Guglielmelli che vuole dribblare tutti, l'ultimo non ce la fa. È stato bravissimo Leandro Martins a fermare col corpo l'avanzata, sembrava inesorabile, di Guglielmelli, che invece è stato fermato dall'ottimo intervento numero 8 del Benfica. Qui trattiene Guglielmelli e
ed è fallo per il Benfica. Intanto davvero c'è un vento pazzesco questa sera. Lontana il pallone, l'arbitro lo va un po' a rimbrottare, perché qui ha buttato via il pallone anche per perdere tempo e per favorire il recupero dei suoi compagni. Questo è un po' un gesto non molto sportivo. Si comportano come i grandi in tutto e per tutto, lo sappiamo. Avanza Martins, ma il gioco è fermo, bisogna riprendere da lì, da un altro punto del campo. Intanto entra col numero 7 Paulo Sousa, cognome, nome importante, portoghese, ed esce Diego. Questo è un altro cambio. Diego che un po' nervoso, fuori, l'ho sia visto. Diego che Gonzalo Oliveira nel Benfica, quindi il momento in cui la Roma potrebbe anche e anche sfruttare. Gonzalo Moreira. Potrebbe sfruttare, insomma, come nel basket, quando si fanno punti, quando mancano i giocatori più forti in campo. Vediamo se il Benfica riesce a resistere nonostante manchino i tre giocatori più forti della squadra. Andrei Novo, che è shot, ancora Andrei Novo, il tacco, continua lo scambio tra i due, poi palla dentro. Martin Ferreira da lì potrebbe calciare, va col destro, un gol bellissimo quello di Martin Ferreira. Segna l'1-0. Ci chiedevamo se il Benfica fosse riuscito a resistere all'assenza dei suoi tre giocatori migliori, la risposta è questa. Martins Ferreira è il suo terzo gol nel torneo e, se non sbaglio, il secondo gol alla Roma in giornata dopo quello di stamattina. Ora un altro Martins, forse era Leandro Martins, sì, che ha fatto gol. Leandro Martins, questo okay. È Martim Ferreira. Martim Ferreira, allora chiedo scusa perché... Che è il suo secondo gol in questa... Fatto gol ieri al PSG, esatto, ha fatto gol ieri. Credo il gol del 3-2, esatto, quello decisivo. Esatto, insomma, un giocatore gol pesanti, un terzino sì. Fa sentire in zona gol. E allora a sorpresa si può dire, Gaia, quando la Roma sembrava più salire. Era forse più giusto lo 0-0 dopo quello che si è visto in questi primi 17 minuti. E adesso è Leandro Martins, che è quello di cui parlavi tu prima, che non riesce a controllare il pallone. Attenzione perché qui scivola Mirra nel forse l'unico primo errore della sua, del suo campionato di questo torneo, poi però recupera alla grande. Entra anche Martin Branco Ribeiro nel Benfica, in questo momento in campo il numero 5 della formazione portoghese, esce, credo proprio l'autore del gol, correggimi se sbaglio. Okay. No, credo esca Peixoto. Ah, è Peixoto, il numero 3, ok. Adesso il pallone per Guglielmelli, non Ribeiro che gli va addosso, ma Guglielmelli resiste, soprattutto di fisico. Poi un fallo da dietro, non bello, no, da parte di Leandro Martins, che chiede immediatamente scusa, però abbatte. Non ho visto chi. Sembra il numero 9, Nardozzi, mi sembra sia. Sì, Nardozzi è entrato adesso. Da qualche istante, attenzione a questo calcio di punizione perché il vento, che si è sempre più invadente, potrebbe creare problemi pur a un portiere bravissimo come Vieira. Vediamo se ci sarà modo anche di tirare in porta per la formazione giallorossa. C'è proprio Nardozzi che si incarica della battuta, ma in realtà allarga per Jacopo Mirra. Mirra non trova compagni, riparte ancora da Nardozzi. Nardozzi deve fare attenzione perché è l'ultimo difensore della sua squadra. Allora riparte ancora da Mirra. Mirra allarga bene per il 6 Campagnano. Palla è pericolosa che colpisce la traversa. Il vento, tiro dicevamo. Cross, Dicevamo il vento, Gaia. Qui sì. Vieira salvato dal legno perché mi sembrava un po' messo male. Non ha calcolato bene la traiettoria di questo. Secondo me poteva essere un. Vedi che fa un passo avanti Vieira perché voleva uscire evidentemente sul cross di Campagnano. Poi si è accorto tardi che invece è diventato un tiro, quindi ha cercato di retrocedere, ma il pallone si è poi stampato sulla parte alta della traversa. È piccolo pericolo, piccolo rischio anche per Miguel Vieira, che però davvero si contraddistingue per essere uno dei migliori portieri, forse addirittura il migliore portiere di questo torneo. Mi piace anche De Franceschi, infatti mi ha detto tifo per i rigori, perché voglio vedere anche un duello classico uno contro l'altro dal dischetto. Beh, però potremmo anche discutere sul l'annoso diverbio tra bravo il portiere a pararli o errore dell'attaccante, perché poi non so se sui rigori che si vede la bravura di un portiere, a dire il vero.
Guglielmelli deviazione, che cosa fa Vieira, che è un attimo scomposto. Comunque rimessa dal fondo perché non c'è stata deviazione, e allora si va verso l'intervallo col Benfica avanti 1-0, risultato che si sta stretto alla Roma. Che bravo a non perdere il pallone Martins, poi però Reale si insinua forse con una trattenuta, infatti, anzi no, non c'è tempo neanche per la trattenuta perché c'è il duplice fischio, finisce primo tempo, avanti il Benfica 1-0 al 16esimo, Martin Ferreira, a tra poco. Dai ragazzi, che non è finita, abbiamo sentito le urla, gli incitamenti a bordo campo dei ragazzi della Roma perché la partita è ancora apertissima, il quarto di finale numero 2 del Venice Champions Trophy tra Benfica e Roma, 1-0 al primo tempo, gol di Martin Ferreira, un gran gol del giocatore portoghese nel momento in cui il Benfica era privo dei suoi tre giocatori più forti, Gonçalo Moreira, Gonçalo Oliveira e Diego, tutti sostituiti proprio per tenerli freschi per questo secondo tempo, e proprio senza di loro il Benfica è passato, a riprova del fatto che questa squadra detentrice ad avere tante armi al proprio arco, tante frecce per fare male. Adesso la Roma, che non ha giocato affatto male, anzi è stata a lungo migliore, si è fatta preferire al Benfica, deve inseguire. 1-0 il gol arrivato nella parte finale del primo tempo col Benfica, che adesso può gestire un vantaggio a questo punto molto importante. La Roma dovrà sbilanciarsi un po'. Gran partita di Mirra in difesa su Gonçalo Moreira. Guglielmelli è lui che parte ad ampie falcate, il numero 16 della Roma, subito Guglielmelli, gran palla dentro per il tiro da parte del numero 13 Ragone, ribattuto da un difensore, poi ancora la Roma che cerca, anzi si trattava di Mattia Almaviva, pardon, col numero 11 il giocatore è appena entrato, come è entrato qualche minuto prima dell'intervallo Manuel Nardozzi al centro dell'attacco, poi Gabriele Paolocci con il 5 è entrato anche lui, punizione per la Roma, palla al centro, metta fuori la difesa del Benfica, insegue ancora Guglielmelli, la gioca lateralmente, anzi cerca la soluzione, poi passa, arriva dall'altra parte il numero 2 William Feula, anche lui è appena entrato, poi c'è il fuorigioco del numero 10 Ceccarelli, sono in campo tanti giocatori nuovi per la Roma, sono in campo Ceccarelli, Almaviva, Feula, Paolocci, ovviamente Issa Guglielmelli, e in attacco Nardozzi e in porta Leonardo De Franceschi, 5 undicesimi diversi rispetto a quelli che hanno iniziato la partita. Gonçalo Moreira, la rimessa è a favore del Benfica che si schiera invece con Moreira, Diego, poi il numero 2 Martin Ferreira, poi c'è anche il numero 3 Guilherme Martin Peixoto, c'è anche il numero 4 ovviamente Gonçalo Oliveira, ovviamente il portiere Miguel Vieira, squadra gran completo, e ovviamente Diego il capitano al centro del campo. Esce De Franceschi, blocca il pallone, la Roma deve fare in fretta, deve evitare di ripetere il secondo tempo di prima dell'Ajax, che è stato davvero irretito mentalmente da un River molto cattivo, molto pronto per la vittoria dal punto di vista mentale, e invece l'Ajax è stato invece tradito anche un po' dall'ingenuità tipica dei 10 e 11 anni. Avanza il numero 2 Feola, supera un avversario, pallone allargato, non si chiude il triangolo con Ceccarelli, la rimessa però per la Roma che rimane in attacco, ha fatto fatica a tirare in porta, però la Roma ha fatto buone azioni ma un po' mancata al momento della conclusione, gli unici spaventi per Vieira sono arrivati da fuori area con la parte alta della traversa scheggiata da un cross di Campagnano sul punteggio di 1-0, la Roma che ha fatto fatica, non ha un po' uno stoccatore vero e proprio in attacco, uno che catalizzi su di sé l'attenzione degli avversari, deve arrivare sempre con la manovra, con il gioco, la formazione romanista. Potremmo anche vedere magari il numero 7 Cioffredi, che è stato tra i migliori ieri, ha fatto 3 gol nelle prime 2 partite, in questo momento però è in panchina. Ancora Nardozzi scambia con Almaviva, poi Guglielmelli per Feola. Feola che allarga, sulla destra c'è Ceccarelli che prova l'azione personale, cercare quantomeno il calcio d'angolo, ed è quello che ottiene perché la palla esce, c'è tiro dalla bandierina per la Roma quando sono passati 3 minuti e 40 al nostro cronometro, la Roma è sotto ma sta attaccando alla ricerca del pareggio, dalla bandierina c'è lo stesso Ceccarelli che effettua il pallone al centro, il
Rinvio da parte di Oliveira, attenzione alla partenza di Gonzalo Moreira, è solo, se ne va Moreira contro De Franceschi, Moreira contro De Franceschi, Moreira, palo, palo clamoroso, si salva la Roma, a un passo dalla 2-0, Gonzalo Moreira era battuto De Franceschi che ha fatto il possibile per chiudere lo specchio alla numero 10 del Benfica, che ha angolato troppo la palla, ha colpito in pieno il palo, si salva la Roma, adesso vediamo come reagisce la formazione giallorossa. Almaviva per Guglielmelli, c'è largo Nardozzi, lo serve Guglielmelli, Nardozzi, la risposta in due tempi di Vieira che poi blocca il pallone. Azione da una parte e dall'altra, si scuote il match con questo palo clamoroso colto da Guglielmelli. Intanto Almaviva, una manata ricevuta da Martin Ferreira, nulla di grave, si è rimesso subito a correre Almaviva, va a portare il pressing a Vieira che molto intelligentemente lo lascia scorrere, poi gioca verso Gonzalo Oliveira, Nardozzi, ripiegamento molto attento, molto prezioso, non era ovviamente un retropassaggio. Guglielmelli non riesce a tenerlo Diego, difficile tenerlo, attenzione alla Roma, apertura da parte di Almaviva, un po' a metà tra i due giocatori, il 9 Nardozzi e il 10 Ceccarelli, e la fine interviene Vieira. Partita rimane bella adesso, più bella del primo tempo, 5 minuti, prende tempo Vieira finché Almaviva non va a pressarlo, lui tocca il pallone con le mani, furbizie di Vieira per far passare un po' di secondi, di testa Moreira, va a dare fastidio a Paolocci che però non ha problemi nel tenerlo. De Franceschi verso Feola, avanza il numero 2, riesce sempre a liberarsi e guadagnare metri quando ha palla al piede. Almaviva per Ceccarelli, pallone che passa, Ceccarelli a paspio per calciare a spazio per incrociare il sinistro, preferisce andare sul primo palo. Vieira rimane fermo, la palla esce, altra palla gol per la Roma, bellissimo movimento di Ceccarelli a liberarsi di Martin Ferreira, poi sceglie di andare sul primo palo, Vieira controlla che il pallone esca, seconda palla gol per la Roma dopo 5 minuti, già due occasioni, ma ne ha avuta una enorme anche il Benfica con Gonzalo Moreira, palo clamoroso, era, sarebbe stato il 2-0 e avrebbe forse messo quasi la parola fine a questo quarto di finale, ma si gioca, c'è spazio, c'è modo per Guglielmelli di imporre il suo strapotere fisico. Qui viene fermato però, e allora il Benfica può andare velocemente ancora con Gonzalo Moreira, deve uscire, blocca bene De Franceschi. La Roma ha tre almeno giocatori di livello superiore, sono il portiere Issa Guglielmelli e anche Feola che stanno trascinando in questo momento la Roma. Almaviva, Maviva, bel numero, andare in mezzo a due, cercare almeno l'angolo, poi c'è un calcio d'angolo per la Roma conquistato dal piccolo Mattia Almaviva. Sta salendo di giri la formazione di Pietro Donadio. C'è un angolo per la Roma. Morbida, dicono dalla panchina. La palla è calciata invece un po' più tesa di quanto ci si potesse aspettare. Allontana la difesa della Benfica. Feola. Prosegue l'azione della Roma. Guglielmelli, sempre lui a mettere ordine, a servire all'indietro Gabriele Paolocci, che ha preso il posto di Daniele Guidi come la leader della difesa. C'è largo Nardozzi, va attraverso in mezzo a cercare un colpo di testa, uno tra Feola e Almaviva, alla fine la palla è tra i piedi di Miguel Boura Vieira. Alza il pressing la Roma, Nardozzi, bravo il Benfica a uscire da questa situazione difensiva, poi Diego può partire, lo insegue Guglielmelli, velocissimo Diego, allarga per il compagno, poi il numero 2 Martin Ferreira, Gonzalo Moreira tocca in avanti, non ci arriva Pesciotto, la rimessa è giallorossa. Perde tempo un po' adesso Martino Pesciotto, no, furbizie classiche, quarto di finale, la rimessa di Paolocci, l'errore poi di Feola, la conclusione di Gonzalo Moreira che colpisce male, poteva fare molto meglio il giocatore dei mezzi tecnici di Gonzalo Moreira. Graziata ancora la Roma con questo destro strozzato dell'attaccante numero 10 del Benfica, esce, era comunque sul pallone De Franceschi. Paolocci, Nardozzi, falso 9 se ce n'è uno, gioca largo, quasi esterno. Pronto un cambio nella Benfica, pronto a rientrare con la numero 11 André Novo. Matte Nardozzi la rimessa, scambia con Almaviva, però sbaglia il tocco di ritorno e la rimessa è benfichista. Diamogliela bene sta palla, dice Pietro Donadio in panchina. Incita il pressing di Almaviva a Donadio, il Benfica però fa circolare bene il pallone. Ha fatto il fallo Almaviva.
Benfica che sposta il pallone molto in orizzontale, aspettando con calma lo spazio, senza fretta, dall'altra parte il vantaggio. Guglielmelli recupera palla alla Roma, all'indietro da De Franceschi, che deve però fare in fretta a rischiare sulla pressione dell'avversario, bravo a dare verso Paolocci, poi Feola, avanza come sempre William Feola, apre verso Ceccarelli, Ceccarelli uno contro uno, va a centrare su Guglielmelli, pensa anche per un attimo al tiro, allarga a sinistra, c'è Nardozzi, in area di rigore Nardozzi, al limite dell'area, mette il pallone a cercare Almaviva, poi Guglielmelli da fuori, scheggia la traversa, anche una deviazione, calcio d'angolo per la Roma, dopo 10 minuti un altro legno della Roma, il terzo di questa partita dopo quello colpito da Gonçalo Moreira e da Campagnano, la deviazione di un giocatore del Benfica, poi la traversa a salvare ancora il Benfica, 10 minuti, calcio d'angolo, metà ripresa, palla in mezzo, non colpisce nessuno, palla ancora romanista, Feola al centro, lontana Gonçalo Oliveira, adesso la Roma che spinge con decisione, Paolocci, Nardozzi, la palla del Benfica, puntata in avanti, mezzo a due, André Novo si fa fermare da Paolocci, poi De Franceschi, direttamente no, palla tenuta in campo, un gran numero da Ceccarelli, Almaviva però anticipato, ancora Paolocci, si alza un campanile, Diego subisce fallo da Guglielmelli, c'è punizione per il Benfica, punizione preziosa per la formazione portoghese. Punizione Benfica, 10:40, 9:20 alla fine di questo secondo quarto di finale. Attenzione a Gonçalo Oliveira, è lui il leader dei calci piazzati per quanto riguarda il Benfica. È lui che va, è lui che andrà con il sinistro, barriera un po' incerta della Roma come composizione, a due, forse a tre. Va Oliveira, andrà di potenza, prova ed è gol! Il raddoppio del Benfica, Gonçalo Oliveira su calcio di punizione. Avevamo espresso qualche dubbio sulla barriera della Roma, in questo caso De Franceschi si dispera, poca colpa sua che la barriera l'ha messa non benissimo, e ancora lui dopo un anno, le punizioni di Gonçalo Oliveira lasciano il segno, 2-0, De Franceschi beffato, barriera che salta e la palla passa a rasoterra, adesso è durissima per la Roma, pronto a entrare anche Diego Ragone, ancora Ceccarelli veloce dall'altra parte, ma è un pallone in mezzo che termina direttamente sul fondo, continua a recriminare Leonardo De Franceschi su una punizione non imparabile, va detto, ne ha calciate di migliori in questo torneo Gonçalo Oliveira, questa però pesantissima, vale il 2-0 del Benfica che vede la semifinale contro il River domani mattina, sarebbe in programma alle ore 9 del mattino, sarebbe la prima delle due semifinali. Doppio cambio della Roma, dentro sia Ragone che Mirra, uscito sembra Nardozzi, uscito anche Paolocci, Mirra prende il posto di Paolocci in difesa, uscito anche Nardozzi, sostituito da Ragone, Guglielmelli, anzi no, Nardozzi è ancora in campo, allora è uscito Ceccarelli, no, è uscito Feola, un cambio che vede la Roma un po' più offensiva rispetto a prima, l'occasione per la Roma, attenzione al gol di Diego Ragone, la riapre di colpo la Roma, sorpresa, disattenzione difensiva del Benfica che poi ci mette un po' a ridare la palla, si quasi vengono alle mani i due giocatori, Roma che adesso deve fare attenzione a non perdere la calma, ma 2-1, Ragone la riapre, l'errore di Diego, Guglielmelli con il solito strapotere, serve Ragone che da due passi con un mezzo esterno molto bello, batte Vieira, 2-1, si riapre tutto, bella partita adesso. Alzati 6:30 alla fine, Roma ancora in partita. Roma che ci crede, Guglielmelli ancora strepitoso,
nelle sue transizioni, ancora Ragone sbaglia questa volta ed è il solito Diego che recupera il pallone, poi intervento energico di Mirra, ancora il Benfica però velocissimo Diego, ancora il duello con Guglielmelli che qui esagera col tacco, Diego, Guglielmelli porta via regolarmente il pallone, ancora Guglielmelli scatenato, sta trascinando la Roma, Guglielmelli contratto ma la palla è ancora viva, c'è il pallone in mezzo, non c'è deviazione, direttamente sul fondo. E allora un po' claudicante André Novo, tra l'altro ho visto un giocatore del Chelsea, Pope, sì? Con un gesso alla gamba, quindi oggi, nella partita di oggi. Quindi sì, torneo finito, possiamo dirlo. Mi sembra di sì. Già il Chelsea aveva pochi giocatori. Non proprio il gesso, però un, diciamo, uno scarpone fatto di plastica, okay. No? Cioè, quindi comunque sì, una protezione, fissata, insomma. Esatto. Già il Chelsea ha pochi giocatori. È vero. Rimasti solo in 9, credo, a questo punto. Sì. Sarà complicatissimo per la squadra inglese venire a capo in questo torneo. Però avranno il Lugano a seguire. La vedremo la partita. Terzo quarto di finale. Concentriamoci su questi ultimi 5 minuti appassionanti con Nardozzi che serve il numero 11 Almaviva, in posizione quasi da playmaker adesso. Rimbalzo che quasi inganna Leonardo André Gomes Martins, entrato in campo il numero 8. Ancora Moreira. Di Gonzalo Moreira trattenuto. Arriva Martins, potrebbe passarla proprio Moreira e questo però è un gran gol. Fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco? E ingenuità di Martins che non doveva passarla? Che dici? Ma da rivedere però, sembrava tutto regolare, va detto, poi da questa posizione possiamo anche sbagliarci naturalmente, però qui insomma il Benfica ha sprecato una grande occasione per chiudere la partita, era un 2 contro 0 per la formazione portoghese e allora Roma ci crede ancora, Guglielmelli migliore in campo in assoluto, non solo della Roma secondo me, qui però il fallo è di Almaviva. Da rivedere, secondo me era dietro la linea del pallone, però non vorrei... 2 a 1, 4 alla fine, ancora un fallo su Gonzalo Moreira di Mirra. Punizione per la Roma, che per il Benfica che adesso porta Vediamo. Di nuovo avanti. Qua intanto il numero pazzesco di Gonzalo Moreira. Poi viene lascia poi il trattenuto, pallone. Sì, lascia il pallone, no, ma il fuorigioco infatti è stato fischiato qui, ma era dietro la linea no, della palla, non dai. Non è fuorigioco questo. Questo non è mai fuorigioco. Regolarissimo, che perché si vedeva proprio che Moreira faceva ma attenzione si a, rimanere, da qui, per cui... a rimanere dietro. Attenzione Olivera che ha già fatto gol su punizione in questa partita. Ci riprova di giustezza! Che gol! Ancora lui alla Mihajlovic col sinistro. Prima raso a terra sul palo del portiere. Il palo della barriera adesso a giro sul palo del portiere. È il miglior calciatore nel senso proprio letterale del termine di questo torneo. Proprio che a calciare in porta nessuno come lui. 3-1 adesso sembra finita, Gaia. Sì. Annullato però comunque ingiustamente un gol al Benfica, adesso è di nuovo 3-1, attenzione. Adesso è dura per la Roma, 3 minuti, sono pochissimi contro un Benfica così quadrato, così solido difensivamente. Sta per rientrare anche Olivio Leonardo, chiama il cambio l'arbitro in campo, eccolo. Vediamo chi è che esce, proprio Oliveira. Proprio Gonzalo Oliveira. Pietta per un difensore, davvero man of the match, parlavamo prima di Guglielmelli ma adesso la palma migliore in campo spetta assolutamente al numero 4 del Benfica, non soltanto in questa partita probabilmente. Qui bravo Mirra, poi atterrato dal neo entrato appunto Olivio Leonardo. Un po' nervoso la Roma, giustamente la sconfitta un passo, un po' perdere la calma i giocatori della Roma, 2 minuti e 20. Almaviva prova a mettere al centro per Nardozzi, non ci arriva veramente nessuno. Allora un po' la disperata questo per giocatori non altissimi, è un regalo all'avversario. 2 minuti, Benfica la partita in mano, è alla semifinale, la seconda semifinale in 2 anni. Continuità di risultati quasi da squadra adulta per la formazione allenata da Pedro Daniel Miranda Faria. Abbiamo citato sempre tanti giocatori, dobbiamo anche citare l'allenatore che... facendo rendere questi ragazzi al meglio. Guglielmelli subisce fallo, ultimissima possibilità per la Roma di ripartire, di rimettersi in partita, bisogna però fare in fretta, c'è il numero 3, c'è Cesare sul pallone con la fascia del capitano, Benfica che perde tempo con Diego che si mette sulla palla e passano i secondi ed è tutto
pro Benfica questo tempo che passa. Cesare di Potenza, direi, dalla sinistra del corpo. Così è, ma non è Gonzalo Oliveira. Non è preciso come Gonzalo Oliveira. E allora manca un minuto, 60 secondi. Due calci piazzati per il Benfica, Gaia, davvero nel secondo tempo che è girato sugli episodi. Benfica che ha saputo sfruttare proprio come le squadre vere, le palle da fermo, un giocatore illegale per questi livelli. Pesciotto, va da solo, Pesciotto. E la parte vuota, si salva la Roma con... Bravo Guglielmelli, Guglielmelli. Al posto giusto al momento giusto. 35 secondi, deve fare due gol la Roma. Al limite dell'impossibile. Qui guadagna punizione la formazione di Donadio. Smirra andrà lungo. Pallone che passa. Però è del Benfica l'ultimo tocco. Allora Leonardo rientra, tiene palla. Benfica che vuole chiudere anche palla al piede, qui Leonardo esagera, alla fine perde il pallone, no, riconquista, serie degli impalli, poi alla fine palla della Roma. Confusione. Un minuto segnalato dall'arbitro di recupero, un minuto soltanto, difficile, difficilissimo per la Roma venire a capo di questa partita. Attenzione perché qui si litiga, come era successo stamattina, Gaia, no? Ma Diego, vedete che viene richiamato immediatamente perché qui si è alzato, è andato lui e infatti viene ammonito. È arrabbiatissimo Diego con Guglielmelli. Senza grande motivo, stai vincendo 3-1. Sì, però era tutta la partita che litigavano i due. E adesso è nervosissimo e lo toglie dal campo giustamente l'allenatore. Lo cambia con Paolo Sousa. Diego presa male, non so cosa sia successo comunque. Attenzione al gol. Ai. Non è fuori gioco, no? 4-1. Sì. Bisogna vedere qui se è stato un tiro di Leandro Martins e se c'è stato o meno il tocco di Gonzalo Moreira, ma qui festeggiano. Direi paperottola del portiere della Roma che qui si è fatto proprio ingannare sia dal vento che dalla distanza. Non mi sembra ci sia stata deviazione di Oliveira, no, assolutamente no, di Moreira no. Gol di Martins, 4-1, persevero troppo per la Roma che non merita tre gol di scarto in questa partita. Sarà Benfica-River allora la prima semifinale, domani mattina alle 9. Portogallo contro Argentina, insomma abbiamo detto che le squadre latine hanno qualcosa in più in questo torneo e lo dimostra il tabellone fin qui. Mentre Ajax contro Roma, gran partita alle 11, va detto. Tra le due sconfitte potrebbe essere tranquillamente una semifinale, invece una gara che varrà per il quinto e sesto posto. Credo che ormai sia finita la partita. Ultime battute con la Roma che gestisce il pallone, ma di fatto non c'è più spazio, non c'è più tempo per rimettersi in pista. Vediamo se c'è spazio almeno per un'ultima azione con Cesari che allarga per il numero 13 Ragone. Finisce qui 4-1, Benfica in semifinale.